Ciao a tutte ragazze. Allora, ieri vi avevo detto che avrei fatto un video tag, sì, dove vi avrei fatto vedere cioè, i nuovi acquisti che ho fatto a Roma, sì, quando che ho fatto a Roma. Solo che ancora non sono scesa a casa per prenderli. Quindi, non essendo scesa a casa, non ho. Così dice. Non essendo scesa a casa non ho messo. Non li ho presi. Quindi, siccome mi sono appena alzata adesso, si può vedere dalla mia faccia, non sono neanche truccata, mi sono messa giusto così una pinta a cavolo, guarda che sono ancora con il pigiama. Quindi, non vi scandalizzate. Allora, siccome ancora non mi sono truccata e avevo voglia di fare un video, cioè avevo voglia di fare un video sui prodotti che avevo comprato, quelli nuovi, però non avendo le cose qui, vabbè, non avendo qui le cose, ho detto faccio un video, cioè faccio un video tutorial dove praticamente il video tutorial che chiamerò praticamente, cioè non so come lo chiamerò, comunque è il trucco in pratica quando noi la mattina magari ci alziamo e non sappiamo cosa metterci, magari c'è, cioè, giusto così per qualcosa di veloce, insomma. Allora, io vi dico subito che i trucchi ce l'ho dentro la bustina, quindi se avete già visto, no, qui dentro non c'è niente. Sì, di solito io ci tengo quelle cremine, lo sapete lì, quelle, insomma, quelle cremine, ecco. Un attimo che cambio tono. Sto facendo il video con la webcam del computer, quindi se il montaggio viene leggermente male è appunto perché lo sto facendo con la webcam, perché praticamente io la macchina fotografica ce l'ho, però non so, capito, forse la farò vedere, perché forse il prossimo video lo farò con lei, vabbè, con la mia macchina fotografica, quindi ve lo farò vedere. Allora, stavo dicendo che io la mattina, quando vado veloce, il fondotinta non lo metto, quindi, perché io il fondotinta di solito lo metto quando ho tempo, insomma, quando ho tutto il tempo del mondo, perché con il fondotinta è un problema atroce, perché quando lo vado a mettere, quando lo vado a mettere, o lo metto male, o non ne parliamo, ma lasciamo stare. Comunque, io di fondotinta uso questo qui, della Malinka, con questo pochettino qua. Io ne uso anche altri, cioè ne avrei anche un altro che l'ho comprato appunto nuovo a Roma, però adesso non ricordo la marca. Ultracolor, cioè vi giuro, non ricordo, perché è una marca che, cioè, vedevo che l'acquistavano tanti, dicevano che questo fondotinta era buono, però non lo preferivo. Bene, allora, quindi escludiamo il fondotinta, poi se voi lo volete mettere, mettetelo, vabbè. Ormai credo che sappiate come si mette il fondotinta. Ok, comunque, io la mattina prima di tutto, vabbè, le ciglia non le piego assolutamente, perché proprio, non, anche perché non c'è, non è che non riesco, perché ho paura, va, diciamo così. Allora, partiamo dalla zona occhi. Allora, vediamo se trovo la mia matita piccolina. Sì, piccolina, ho comprato quella nuova a Roma, appunto perché vi avevo già detto che quando ho fatto il video finalmente si partirebbe a Roma, lì avevo detto che non avrei fatto nuovi acquisti, non ricordo se l'ho detto in un altro video, comunque che non avrei fatto qui dei nuovi acquisti qui, perché appunto partendo per Roma ho detto non ne vale la pena, casomai le cose le compro lì, infatti ho comprato parecchie cose, quindi adesso mi accontento della mia mini matitina nera. L'ho comprata in erboristeria questa, Allora, prima la metto, poi vi faccio vedere tutto l'effetto. Allora, prima la vado a mettere 18. Così. Ecco qui. Andate. Quindi. Bene, e adesso vado a fare lo stesso all'altro occhio.
Io non so se aspetto, quindi è inutile che vi faccio vedere già il mio scherzo, sì. Il mio aspetto cambia di grosso perché io la mattina non dico che sono orrenda, perché io la mattina appena mi alzo sono qui, cioè mi sono proprio così, a parte la matita che sono messa di sotto, sono così. Mi sono poi pettinata i capelli e messa la pinza stop. Ma cioè, la mattina non è che io sia orrenda. Cioè, sono decente, ma non è che sia bellissima. Quindi già mi cambia l'aspetto. Poi ne vado a mettere un filo, ma proprio un filo di sopra. Ecco. Ed è così. Adesso vado ad allungare un po' qua. Aspetta un attimo. Di solito la metto così, poi se voi siete in un altro modo mi farete dare consigli, datemeli. Matita è un'altra delle mie nemiche, oltre alla filatiglia, ma con la matita diciamo che io ho più esperienza, va? Con la matita di più, invece con il piegatiglia proprio ti sono nemica al 100%. Allora, quindi dopo aver messo la matitina, passiamo. Io un pezzo non ne metto, già lo dico, appunto perché ho messo la matita di sopra. O meglio, l'ombretto io lo metto, ma la mattina pochissime volte, quindi questa mattina, che tra l'altro fra un po' dovrei uscire, non lo metto perché dipende, certe mattine come mi gira, tipo alcune mattine metto soltanto la matita, mascara e basta, agli occhi, mentre altre mattine metto ombretti, ma un solo ombretto, cioè, metto la mattina quando vado di fretta un ombretto cremoso che avete già visto. Questo qui che è grigiastro marroncino, non so se faccio vedere il colore sulla pelle, sulla mia manina. Questo qui sotto a quella macchiolina rossa perché c'è rimasto ieri quando mi sono lavata il rossetto che vi avevo fatto vedere, vabbè. Che è rimasto ancora un po', poi lo lascio fare per venire. Quindi in caso metto questo ombretto cremoso che ve lo consiglio, è della L'Oreal Crea Creme, consiglio tantissimo, stima profonda. Allora, quindi quello, i quelli, cioè. E dopo, sempre il mezzanotti, allora se voi preferite, cioè se voi di solito siete abituati ad usare piegaciglia, piegatele le ciglia step, in pratica prima alla parte più esterna, cioè la parte che viene più verso da questa parte andando qui, insomma qui, poi fate il secondo step che va un po' più all'interno e poi fate il terzo che proprio è più o meno la radice, chiamiamola così. È vero, ha fatto tutti gli occhi, a tutti e due gli occhi ovviamente, questo non ci bisogna più dire. Beh, io non l'ho fatto perché vi ho già spiegato il motivo, può sembrare un motivo infantile, però io, cioè, non è che ho paura che chissà che, però sinceramente non mi piace. Allora, vado a mettere un mascara. Mascara della Debby. Ho comprato il nuovo della Kiko, ma adesso finisco una cosa. Allora, vado a mettere. Scusate la mia cosa delle labbra, ma quando mi trucco con le labbra prendo certe posizioni che guardo. Ok, mi sono macchiata un po', vabbè. Comunque questo mascara ve lo consiglio perché anche è buono, eh. Quello della Kiko l'ho provato già una volta ed è buonissimo, ma anche questo devo dire che è molto buono. Volume, c'è qui in pratica c'è scritto extra volume, extra black, extra lashes, e poi c'è scritto dietro mascara extra volume tiglia maxi mascara maxi gel, beh insomma mi lascerebbe
sia così. Bene. E questo qui io metto la mattina veloce per mettere corretto. Poi passiamo subito alla zona labbra. Ah, comunque torno un attimo indietro prima di passare alla zona labbra. E praticamente quando voi andate a mettere il fondotinta, prima potete anche mettere un po' di illuminante sotto il fondotinta che io ancora devo comprare. Potete mettere l'illuminante, poi mettete il fondotinta e magari, cioè magari per andarlo a fissare mettete una, sì, prima proprio un velo, non abbondato, non abbondato, giusto un velo così. Se no vi appesantite tutta la faccia, poi non ve lo consiglio, poi se voi volete. Beh, io uso questo specchietto così giusto per... Computer. Uso lo specchietto per fare... magari quando vado in giro, magari non c'è uno specchio, io porto sempre... No, che c'entrava? Comunque, perché se lo avevo nella pochette, quindi... Poi comunque, torno sempre un attimo indietro, la mattina, avevo detto che usavo questo ombretto cremoso, sì. Ma se ce n'è un altro che è della Malinka, numero 06, che praticamente se volete c'è questo qui, ovviamente, che è sempre un marroncino violetto brillantinato, comunque è bello. Faccio vedere l'effetto. Sì, è violetto, ma cioè non si vede, però si ci aggiunge anche un po' di marroncino, eh. Violetto marroncino, è più o meno lo stesso colore, però ho preciso. Quindi quello, dopo aver detto tutto questo, adesso passiamo alle, sì, alle zone labbra, vabbè, alla zona labbra. Allora, io utilizzo intanto per, visto che le labbra molte volte sono secche, sono tutte fatte, insomma, essendo secche vado a mettere un prodotto, cioè un prodotto, vado a mettere lucida labbra che insomma le fa vedere di più. E però di sotto applico un burro cacao della Labello che lascia sempre le labbra, le fa sembrare ancora più luminose, va? Facciamo così, della Labello, che è al mirtillo se non sbaglio, al mirtillo e lampone, sì, non si vede il viso. Vabbè, comunque non si vede. Allora, prima andiamo a mettere questo. Ancora non si vedono mai, vedete già le labbra sembrano più luminose. E poi prendere un tocco di grazie. Andiamo a prendere questo lucido labbra. Questo lucido labbra qui della Malinka, che non so se si inquadra. Sì, della Malinka. E lo andiamo ad applicare così. Adesso sì che sembrano molto luminose le labbra. Allora, questo qui è il trucco che io di solito utilizzo la mattina quando vado proprio di fretta. In 7-8 minuti, massimo 10 l'avete completato. Adesso io ci ho messo tanto perché insomma vi ho dovuto spiegare tutti i passaggi e le altre cose. Mancano alcune cosine, ovvero fondotinta, illuminante, cipria. E cipri, sì. E poi vabbè, l'ombretto che io non utilizzo sempre la mattina. E quindi niente, spero che vi sia stata utile. Spero di non avervi annoiato. E io vi saluto. Ci vediamo in un altro video. Sperando di poter fare qualcosa di decente.